Allora, buonasera, possiamo iniziare questa tavola rotonda? Ci siamo tutti? Sì, direi di sì. Allora, tavola rotonda, lo leggete, sostenibilità dell'auto elettrica contro l'auto a combustione. Tema sconfinato. Io mi devo presentare, sono Fabio De Rossi, quello in fondo, sono il vice direttore MotorOne.com. Per chi non lo sapesse, è il sistema editoriale numero uno in Italia per quanto riguarda i video dell'automotive. Abbiamo anche una serie di siti che insomma vanno discretamente benino e siamo la parte italiana di un network mondiale che ha 18 edizioni in 17 lingue ed è presente in 81 paesi. Vi presento però i nostri ospiti ben più importanti. Il sindaco lo stiamo aspettando, forse arriva per farci un saluto, il classico saluto istituzionale. Quando arriverà ci fermeremo. Però ve li presento in ordine alfabetico, che sono Marc Aguettaz, che è Managing Director di GIPA, che è Automotive Aftermarket Intelligence, Nicola Fruè, che è il consigliere delegato di Dolomiti Energia Solution, Marino Quaresmin, qui devo leggere, professore, perché è direttore del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova. È corretto? E vedete una sedia vuota perché Daniele Bernizzi, che è uno dei più grandi esperti di mobilità elettrica e di elettrico in particolare in Italia, c'era ma non c'è più. Quindi non lo so, lui fa sempre questi scherzi. Daniele? Ah, ecco, arriva, Visto arriva a che si modo parla di suo. mobilità elettrica, bisogna arrivare in elettrico, no? Esatto. Buongiorno, buonasera a tutti. Non parcheggiamo Pure con le qui. luci. Allora, il programma prevede un'introduzione da parte di Marc e poi parleremo a lungo, con tempi decenti, diciamoci la verità, del tema principale, cioè dell'auto elettrica contro auto a combustione. Prego, Marc. È arrivato Sindaco. Ah, il sindaco c'è. Scusi, il sindaco non la conosco. Prego, il palco è suo. No, sono di Milano, anzi, sono di Roma, trapiantato a Milano. Ah, bene. C'ho tutti i difetti. Aveva se avessi avuto quello strumento che è appena passato non avrei fiatone. L'ho fatto camminando, quasi correndo, quindi scusatemi, ma gli impegni sono tanti e cerchiamo di essere presenti il più possibile. Intanto saluto tutti gli amici di Confartigianato, saluto naturalmente gli sponsor, i sostenitori, l'assessore Celebron che ha seguito personalmente questo evento, come dici te, su questi 2 giorni. Il tema è un tema importante su cui stiamo discutendo anche noi perché un tema che c'è nelle città è il dibattito sul fatto che dobbiamo potenziare per esempio il tema delle colonnine elettriche per le auto elettriche, perché questo aiuterebbe lo sviluppo dell'auto elettrica rispetto all'autocombustione. E fatalità, proprio in queste settimane, questi giorni, siamo in fase di aggiudicazione della nuova gara per la gestione dei parcheggi, dove saranno molte decine le colonnine che verranno inserite nei parcheggi della città da parte della società aggiudicatrice. Questa è una notizia certa, quindi dimostra che c'è una sensibilità verso il tema. Qual è il problema che ci siamo però posti? Il tema è quanto costa una macchina elettrica oggi rispetto a una macchina a diesel. Perché per un comune, un'amministrazione comunale, non parlo dei privati naturalmente, parlo del pubblico, il tema della sostenibilità sulle auto è un tema importante, però allo stesso tempo dobbiamo cambiare le auto e non siamo nelle condizioni economiche, noi comuni, di poter comprare un'auto elettrica perché costa troppo rispetto all'auto normale. Una Panda costa molto meno, la Panda a benzina costa molto meno di un'auto elettrica, anche le più piccole. Purtroppo la Corte dei Conti, la sostenibilità economica, la capacità finanziaria dell'ente non consentono di dare noi il primo buon esempio per i cittadini, perché andiamo tutti verso l'elettrico, ma nessuno si pone il problema di come acquistarlo. Poi chiaramente il problema c'è anche nel privato, nelle famiglie, nel cambio delle auto, che andrebbe assolutamente più incentivato da parte di chi decide di sostenere questo cambio auto, perché abbiamo auto a Euro 0, a Euro 1, a Euro 2, con i limiti qui in Valpadana che sono ormai arrivati a Euro 5. Cioè noi potenzialmente a gennaio, se le emissioni
che avremo nell'aria non saranno quelle che la legge ci consente, arriveremo a bloccare gli Euro 5. Immaginate cosa vuol dire. Queste però sono norme che, se non vengono applicate, c'è la denuncia penale per il sindaco, che ne risponde personalmente. Quindi capite che prima di vendermi la casa o andare in carcere preferisco bloccare qualche auto, tanto per essere chiaro. Quindi meglio l'elettrico, ma mettiamoci nelle condizioni di poter acquistare questo elettrico. Credo che ci vorrà ancora qualche anno, credo che le politiche anche delle grandi case automobilistiche stiano lavorando, credo, per rendersi anche più competitivi nella vendita e quindi nel far crescere questo nuovo mercato, che è il mercato sicuramente del futuro. Io vi ringrazio e mi fermo un po' per dover rifiatare, quindi ne approfitto qualche minuto e vi auguro un buon lavoro, una buona continuazione. Noi con Confartigianato lavoriamo su tante cose legate all'innovazione tecnologica, anche a bandi che abbiamo già vinto, Innovation Lab per esempio, e quindi siamo pronti alle prossime sfide. Grazie Presidente, grazie Direttore, grazie a tutti. Buonasera. Prego. Grazie al Sindaco Rucco. Sindaco, tra l'altro, oggi è di poche ore fa la notizia che il DDL concorrenza, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri, avrebbe fissato per i comuni non più l'obbligo di X colonnine ogni 1000 abitanti, ma di una colonnina ogni 6 automobili elettriche immatricolate. Sapeva? No. Servono i giornalisti qualche non volta. Sì, è una bozza, bisogna vedere quello che succede. Comunque, il sindaco ci ha dato un sacco di spunti di cui parleremo poi nel proseguo della tavola rotonda, però io do la parola a Mark perché abbiamo l'introduzione che ci spiega un po' come stanno cambiando le abitudini della mobilità in Italia. Prego. Okay. Bene, grazie infinite. Innanzitutto ringrazio Confartigianato per di avermi invitato a provare a dare una risposta alla domanda che mi è stata fatta di come sta cambiando l'approccio degli italiani alla nuova mobilità. Ho cercato di mettere insieme una decina di diapositive per condividere con voi quei dati che abbiamo raccolto in occasione di diverse indagini di mercato fatto presso gli automobilisti italiani. Allora, non rispondo perché non ho tempo a due domande: chi sei tu a dirlo e come fai a saperlo? Però dopo sono a disposizione per rispondere dei miei atti. Il primo elemento, quando abbiamo chiesto all'inizio dell'anno, e verrà ripetuto fra qualche settimana, la domanda agli automobilisti: la prossima volta che comprerai una macchina, quale tipologia di motore comprerai? Abbiamo avuto la sorpresa di vedere, era una grande differenza rispetto al passato, che il 37% pensava di comprare in futuro una macchina ibrida o ibrida plug-in. 37%, un valore molto, molto importante. Però c'è un altro dato rilevante, è che il 21% degli automobilisti non aveva idea di cosa comprare, quindi subentra anche, soprattutto rispetto all'indagine fatta l'anno precedente, dove è più che raddoppiato questo valore, subentra la logica di, davanti all'incertezza tecnologica, non acquisto. Dopodiché, quando andiamo a vedere i dati che UNRAE ogni anno, ogni mese comunica, da agosto ha in qualche modo messo in evidenza il peso delle macchine ibride, mild hybrid, nelle vendite di veicoli. Ed è un valore molto evidente, che riduce notevolmente l'emissione di vetture veramente ibride plug-in, nel mercato, perché una mild hybrid è in fondo una start and stop evoluta, ma ha un motore a combustione interna a tutti gli effetti, quindi cambia moltissimo. E poi se guardiamo le vendite e sappiamo quanto l'automotive è fattore di dinamismo economico all'interno dell'economia, soprattutto per l'Italia che produce molti componenti, abbiamo questo meno 20% rispetto al 19%, che è molto gravoso. E lo volevo anche paragonare a quel più del 40% che colpisce i veicoli a due ruote, moto e scooter insieme, a dimostrazione che
i consumatori, quando vogliono comprare, trovano le risorse per comprare un veicolo. Quindi una serie di elementi rilevanti, guardando questi numeri, per far capire che non è solo mancanza di componenti, perché la mancanza di componenti vale per costruire una Moto Guzzi a Mandalay del Lario o una Renegade o una 500X a Melfi, vale per tutti. Quindi qualche perplessità sul rischio tecnologico, l'incertezza tecnologica che aleggia attorno alle vetture. Se prendiamo il passo delle emissioni di veicoli con nuove motorizzazioni all'interno del parco e immaginiamo quello che può essere la ripresa delle vendite di vetture a partire del 2023-2024, che potrebbe tornare attorno a 1.850.000 macchine nuove immatricolate e progressivamente arriviamo fino al 74% di nuove motorizzazioni nel mix di vendita sul mercato italiano, nel 2030 osserviamo che circa il 20% delle macchine saranno di nuove motorizzazioni ibride e il 5% circa, però nel 2029 arriviamo al 15% di vetture BEV, full electric, contro il 5% circa nei primi 10 mesi dell'anno sul totale parco, circa 1,5 milioni di vetture, 7 milioni di macchine ibride. Ovviamente dal nostro punto di vista GIPA questo si misura anche in termini di fatturato e di attività dei riparatori che interverranno su queste vetture, perché le macchine BEV portano circa il 70% di assistenza in meno. Quando chiediamo questa diapositiva, voglio condividere con voi il fatto che è la prima volta che viene presentata. È uno studio che abbiamo chiuso qualche giorno fa, lo presenteremo a chi ha investito su questo studio all'inizio della settimana prossima, ma era perché hai comprato una macchina ibrida plug-in o perché hai comprato una macchina BEV. Ovviamente il primo valore che appare è il rispetto dell'ambiente, ma se facciamo la somma dei valori legati agli incentivi economici, contributi, esenzione di bollo, accesso alle ZTL, ci rendiamo conto che il valore è molto superiore. Ovviamente sono risposte multiple, mediamente gli automobilisti intervistati hanno dato due risposte e quasi più della metà delle risposte si concentra attorno al fattore economico legato a queste vetture. Per quanto riguarda la mobilità degli italiani, degli automobilisti ovviamente, il 96% ha dichiarato di utilizzare la vettura in settimana, dal lunedì al venerdì per gli spostamenti, dopodiché abbiamo raccolto tutte le possibili formulazioni di mobilità che gli automobilisti incontrano, con due fattori di cambiamento rilevanti rispetto agli studi fatti in precedenza. Il primo riguarda la bicicletta, che cresce del 13%, sono 4 punti percentuali in più. Ricordo che qui parliamo di automobilisti che usano la loro vettura, però poi la possono anche usare per trasportare ad esempio i figli per andare a scuola, quando primi questi figli in età scolare delle superiori o delle medie usavano i mezzi di trasporti pubblici. Qui non lo vediamo, mentre per questi utilizzatori i trasporti pubblici locali sono calati del 24%, sono altri 4 punti in meno. Le variazioni sono similari, ma ovviamente in incidenza cambiano le cose. E poi ci sono sotto tutte le varie possibilità, e una lettura intermodale dice che gli automobilisti utilizzano 1,6 mezzi di trasporto per spostarsi durante la settimana. Per quanto riguarda l'utilizzo della vettura, ci rendiamo conto che la comodità è citata molte volte, comodità in assoluto, mezzo più veloce, più comodo gestire gli spostamenti, più comodo trasportare i bagagli, più comodo trasportare i bambini. Quindi tutti questi elementi si sommano per confermare quanto l'automobile è uno spazio di mobilità urbana e interurbana privilegiato, ma estremamente flessibile e estremamente comodo. Poi quanto il comodo è compatibile con il riscaldamento del pianeta, questo è lo spazio di perché uscire dalla zona di comfort, ma è un altro elemento. E poi c'è questo mi piace guidare, per chi vende macchine e rassicurante, è ancora citato da un automobilista su 4. Però poi ci sono delle grandi differenze e vorrei anche solo sottolinearne una. Avete le differenze di
risposte a secondo, ad esempio, della densità abitativa del comune di residenza dell'automobilista. È chiaro che più la città è grande e meno si sente, non ho alternative. Non si sente per chi si sente di meno, per chi non è attivo, nel senso che dà l'Istat all'attività di un automobilista. È il mezzo più veloce per chi è roadrunner, fa tanti chilometri all'anno. I mezzi pubblici affollati si sentono per le grandi città, meno per i piccoli centri. E poi mi piace guidare, volevo condividerla perché spesso si sente dire che ai giovani non piace più l'auto. Bene, sono quelli, la generazione Z intervistata, che ha più citato il piacere di guida. Il vero fattore in Italia rispetto alla domanda di vetture è che non è che ai giovani non piace più l'auto, è che i giovani non ci sono più. Il saldo naturale dell'Italia è di 300.000 persone meno ogni anno, come lo ricordava il presidente dell'Istat qualche giorno fa. Poi, quando chiediamo agli automobilisti, indipendentemente dall'età, perché non è una discriminante l'età in questa risposta, come vedono l'utilizzo di una vettura esclusiva nel futuro, a 20 anni il 72% degli automobilisti dichiara che l'auto sarà tanto o più importante di quanto lo può essere oggi. È solo una piccola quota che passa fra 5 anni all'11%, al 28% per 20 anni, pensa che la vettura sarà meno importante rispetto a oggi. E in conclusione, e voglio ringraziare il professore Savaresi per questa diapositiva, che ricorda che se l'auto deve essere sicuramente non più così utilizzatrice di carburanti fossili, ricorda anche che l'auto deve essere leggera e piccola. Il modello della macchina del futuro in un ambiente decarbonizzato è una macchina leggera e piccola, non è un SUV da 2 tonnellate con 1000 kg di batterie, perché poi sennò bisognerebbe avere la patente C per poterla utilizzare. Le macchine, se vogliamo utilizzarle in un ambiente di 10 miliardi di esseri umani, ovviamente deve essere piccola e leggera, usare pochi componenti per essere costruiti ed essere utilizzabile con un limitato quantità di energia per essere spostata. E poi qui è un appello del mio cuore, l'ultima diapositiva l'ho data così, e dobbiamo avere consapevolezza che il futuro senza carbonio costa estremamente caro. In un mondo di 10 miliardi di abitanti è molto molto difficile vestire, nutrire, riscaldare o raffreddare a secondo di dove si trova sul pianeta, e trasportare 10 miliardi di abitanti senza riscaldare il pianeta. È veramente una sfida straordinaria. Vorrei anche ricordare che il cittadino, contribuente, consumatore, elettore non deve essere troppo spesso percepito come il tacchino della festa del ringraziamento, quello che ogni tanto mi sento. Ho messo quel piccolo gioco da bambini di collegare i puntini, perché ogni volta che sento dei dati faccio una fatica bestiale a collegare i punti e a fare il disegno, e questo mi genera una grande fonte di stress, perché vorrei capire dove si va. E poi, se la sfida dell'elettrico è di mettere dietro una stazione di ricarica un gruppo elettrogeno a gasolio, dico sì, va bene, allora sono il tacchino di St. Vidin. E poi ho ricordato le due equazioni, quella dell'idrogeno, di produzione di idrogeno tramite l'elettrolisi e tramite il CH4, il metano, ricordando che quando il rubinetto di casa mia perde, non mi preoccupo, se è quello del gas che perde, mi perde moltissimo. Quindi vuol dire che la molecola d'acqua è molto più stabile di quello di metano, e per produrre idrogeno dal punto di vista industriale la soluzione è il metano, quindi non usciamo ancora della filiera carbonio. E per fare elettrolisi dell'acqua serve una centrale nucleare. Ok, con questo ho cercato di condividere dei dati e un mio parere, mi sono permesso di sbilanciarmi, lascio la parola agli altri partecipanti alla tavola rotonda. Grazie. Allora, grazie Marc, ci hai dato uno sguardo sul futuro, su quello che pensano gli italiani, non soltanto del tema specifico elettrico contro auto a combustione di oggi, ma della mobilità, diciamo, a tutto tondo, che è poi la cosa forse più interessante. Abbiamo deciso per questa tavola rotonda di dividere sostanzialmente il dibattito in tre, per parlare di sostenibilità ambientale, il sostantivo sostenibilità è quello che regge un po' il tutto,
sostenibilità socio-economica e sostenibilità energetica. C'è poi un quarto punto che è la sostenibilità della tavola rotonda, perché noi potremmo parlarne forse fino a dopodomani. E allora, più che una tavola rotonda, a me sembra che se mettiamo elettrico contro auto a combustione, forse abbiamo una superficie quadrata, praticamente un ring. Un ring che è quello però della noble art, cioè dell'arte, delle argomentazioni magari divergenti e contrapposte. Che poi, se ci pensate bene, poi in realtà sono 3 temi per 4 ospiti, fanno 12 round. È un campionato mondiale WBA, dove sta per automotive. E ovviamente io farò l'arbitro, ma i giudici siete voi, e vi ricordo che alla fine nel pugilato c'è la vittoria per KO, KO tecnico, c'è la sconfitta, ma c'è anche il pareggio. Quindi inizierei direttamente dal primo tema, cioè la sostenibilità ambientale. Non mi dilungo troppo perché sono temi che tutti noi conosciamo, sono temi globali. È in corso a Glasgow la COP26, se ne è già parlato nel G20 di Roma. L'Unione Europea, tra le tante iniziative a livello mondiale che sono state prese, ha scelto Fit for 55, che è un po' uno scioglilingua, che significa, però lo ricordo sostanzialmente ai ragazzi, che entro il 2030 ci si impegna a una riduzione delle emissioni di CO2 del 55%, e dal 2035, per quello che ci riguarda più direttamente, sarà la fine dei motori endotermici, che non potranno più essere prodotti, ma questo non significa che non potranno più circolare. Allora, quando parliamo di motore elettrico o di auto elettrica, c'è un punto chiave su cui tutti sono d'accordo, cioè il fatto che le emissioni cosiddette allo scarico sono zero. Quando parliamo di emissioni, un'altra cosa che non tutti sanno, perché si fa molta confusione, non parliamo di emissioni inquinanti, ma è più corretto parlare di emissioni clima alteranti, perché parliamo di CO2, e la CO2, l'anidride carbonica, è quella che ci procura tutti quei danni che tutte le sere vediamo già al telegiornale. Però ci sono altri punti di vista, e qui passo la parola ai miei ospiti, che nel rapporto tra auto elettrica e auto a combustione calcola il cosiddetto life cycle assessment o well to wheel, cioè allo scarico è vero che non ci sono emissioni, ma quanta CO2, quanta anidride carbonica viene prodotta per costruire una macchina? E quindi la somma di tutto ciò è superiore o inferiore a quella della produzione di una macchina classica col motore endotermico? Credo già di sapere che avremo delle opinioni non proprio sulla stessa linea di condotta, e io quindi do a Daniele Invernizzi la parola su questo tema. Grazie. Hai detto una cosa importantissima, la CO2 è sulla bocca di tutti ed è la clima alterante che ci sta dando ovviamente anche i paletti che poi condurranno verso una transizione proprio di veicoli molto veloce, perché il 2035 è veramente domani. Io ci tengo sempre a sottolineare una cosa importante. La CO2 è l'argomento, però le polveri sottili e gli ossidi e tutti i composti volatili che escono a 20 centimetri dal suolo. Pensa, quando io iniziai lavorare in questo settore, gli elettrochimici la chiamavano baby killer. È brutto da dire. Però si diceva purtroppo che, essendo emesso a 20 centimetri dal suolo, questo mix, che comprende anche la CO2, ma in realtà è un mix velenoso, comunque, che tra le altre cose è entrato anche in categoria 1, soprattutto per il diesel, è emesso in locale. Per questo noi vogliamo allontanare assolutamente le emissioni cosiddette locali. Quindi penso che bisogna fare un focus anche al di fuori della CO2, perché ci stiamo scordando le polveri sottili che il nostro organismo non conosce e che vengono assorbite direttamente dagli alveoli polmonari. Noi collaboriamo con la SIMA, che è la Società Italiana Medici per l'Ambiente, e i dati sono terribili sotto quel punto di vista. Quindi non dimentichiamoci le polveri sottili, importantissime. E la LCA, quindi la Life Cycle Assessment, quindi questa ricerca che deve essere sempre fatta su un prodotto e che lo accompagna dalla culla alla morte, quindi prende i componenti, ne analizza il peso di costruzione, fino a poi allo smaltimento finale del veicolo, in questo caso del veicolo. Per quanto riguarda l'elettrico, le varie LCA, tra quelle più sofisticate, quindi quelle comunque più interessanti, hanno dimostrato che la sostenibilità c'è. Pur essendo pesante la costruzione del veicolo, vanno ricordati alcuni fattori che si svilupperanno molto velocemente.
Alcuni materiali, tra cui il cobalto, così tiriamo fuori subito le parole chiave, stanno per essere eliminate completamente dalle batterie, dalle nuove chimiche LFP che stanno prendendo piede su tutte le auto elettriche. E poi una cosa che invece non si conosce, cioè la vita reale del veicolo. Le LCA spesso calcolano la vita utile di un veicolo in base a quello che il veicolo termico riesce a fare, ma noi abbiamo, anche nelle nostre associazioni, veicoli che hanno superato già abbondantemente i 500.000 km, veicoli elettrici, quindi con oltre l'85-90% ancora di efficienza della batteria. E un paio di veicoli in Europa che ha superato il milione di veicoli, di chilometri. Parliamo quindi di autovetture private. Io stesso ho ritirato delle batterie che sono in ottima salute su veicoli che hanno fatto centinaia e migliaia di chilometri. Io credo che la sostenibilità oggi debba cambiare, e soprattutto anche le SCA, debbano cambiare proprio quel paradigma, cioè sapere che il veicolo elettrico ha una vita utile enorme. E quindi ovviamente si spalma questa sostenibilità in una vita che non è quella a cui siamo abituati. Oggi un'auto a 200-300.000 km, anche un moderno motore, credo che sia arrivato, o comunque che abbia dei costi di gestione elevatissimi. Quindi due focus: la vita utile del veicolo elettrico, che ne determina veramente la sostenibilità, e il fatto che comunque è tutto riutilizzabile, anche in Second Life, siamo andati a vederlo in Svizzera in questi giorni, e il fatto che comunque non ci dobbiamo dimenticare le emissioni diverse dalla CO2, che sono quelle che noi usciti da questa porta respiriamo. Io sono arrivato dal parcheggio Fogazzaro, dove c'è un'ottima stazione di ricarica con il Segway, e pur avendo la mascherina sopra, addosso sentivo comunque i 2-3 camion che stavano facendo i lavori, che emettevano. Ecco, quello che sentiamo è quello che non ci deve preoccupare. Quello che invece non sentiamo è quello che ci preoccupa di più. Sì, poi c'è anche il problema, soprattutto un'opinione a riguardo, poi ne parliamo magari dopo, dello smaltimento delle batterie. Più che un'opinione, ci sono delle tecnologie allo stato già avanzato anche in Italia. Qui a Vicenza, tra l'altro. Ecco. Professore, la sua opinione in merito. Ma diciamo che, allora, giusto per chiarire, il mio punto di vista, che sarà abbastanza, non dico neutro, ma tecnico, è chiaro che dobbiamo fare qualcosa, nel senso che l'effetto antropico sulla temperatura è devastante. È vero che i cicli termici sono sempre stati, tuttavia negli ultimi, diciamo, l'ultimo decennio c'è stata una crescita quasi fuori controllo della temperatura, quindi questo è sicuramente quello che va fatto. Però io credo che, parlando di auto elettriche come di qualsiasi altro tipo di analisi comparativa, auto elettriche e quindi confrontate con un motore endotermico, ma lo stesso vale per i pannelli solari, lo stesso vale per le turbine eoliche, il problema deve essere affrontato non tanto in termini, diciamo, politici, mi si può sentire il termine, o integralisti, ma in maniera tecnica corretta, e quindi analizzando i dati che ci sono, cercando di fare in modo che i dati siano il più trasparenti e corretti possibile. Quindi ho un punto di vista leggermente diverso da quello che ho sentito, soprattutto sul fatto di cosa vuol dire generare, cioè di come fare un life cycle, perché è chiaro che il life cycle assessment è il problema che spesso ci dimentica. Perché se noi guardiamo l'auto elettrica, è chiaro che se io metto un'auto a combustione interna di fianco a un'auto elettrica, è inutile parlarne, perché andiamo al bar e ci prendiamo uno spritz e la questione si chiude. Nel momento in cui considero tutto il pacchetto, però, la sostenibilità, diciamo che dipende dalle fonti, però può essere messa in discussione, perché ad oggi i costi in termini energetici e quindi di produzione di gas serra per la produzione di un veicolo elettrico e per il suo smaltimento sono ancora decisamente più elevati con le tecnologie odierne rispetto a un motore endotermico. E quindi il bilancio, infatti mi spiace, sono via il sindaco, spero che l'assessore ci sia ancora. Il punto di pareggio, ripeto, parlando di tecnologie odierne e con quello che possiamo fare oggi, che ragionevolmente è quello che potremmo fare per i prossimi, diciamo, la prossima decina d'anni, il punto di pareggio di un'auto elettrica, andando alla sostanza, è 60-70.000 km. Sul discorso poi dell'utilizzo per chilometraggi lunghi, il problema è la durata dei percorsi. C'è una macchina elettrica che tipicamente oggi ha una sostenibilità anche finanziaria, poi ci torneremo, ma su volumi piccoli, sia per i costi, ma poi anche sul discorso delle percorrenze,
magari poi Torossi ci racconterà la sua esperienza di movimentazione fra Roma e Milano. Quindi è chiaro che un prodotto che può andare bene, può avere senso per macchine di dimensioni piccole, leggere, quindi con consumi contenuti, con facilità di ricarica anche. E è difficile pensare di fare 400-500 mila chilometri, detto che poi anche per tanta parte del parco macchine i chilometraggi lunghi non sono così spinti. Quindi se noi prendiamo il fatto che, almeno considerando il mix energetico europeo, dopo magari ci torniamo un attimo, in cui noi abbiamo produzione di energia elettrica con un 40% ancora da carbone e con un altro 25% globale, 30% da altre fonti non rinnovabili, è chiaro che io produco energia elettrica che costa tanto in termini di emissioni di CO2. Sommando questo al fatto che comunque il costo in termini di CO2 di un veicolo elettrico inizialmente è comunque molto più alto di un veicolo a emissione con motore a combustione interna, è chiaro che io sposto progressivamente, e sicuramente quando io faccio chilometraggi lunghi non c'è storie. Però l'approccio corretto secondo me è quello di analizzare razionalmente i dati, considerando tutti i benefici tecnologici che possono esserci in termini di innovazione, e questo può spostare il fatto da dire sì, devo, pensando a realtà istituzionali in cui la macchina non è una macchina che fa milioni di chilometri, ma è una macchina, io vedo le nostre del parco macchine, insomma, che non hanno utilizzo intenso, ci si può cominciare a pensare. Cioè la soluzione elettrica non è scontata, è una soluzione sicuramente interessante, dobbiamo andarci, ma ci sono ancora tanti problemi da risolvere: densità di energia delle batterie, smaltimento delle batterie, produzione pulita delle batterie, uso, mi fa piacere sentire che il cobalto lo tolgono, però il cobalto, come tutti gli altri metalli particolari e terre rare delle batterie, sono il petrolio del futuro. Il cobalto è prodotto per la stragrande maggioranza in Congo, e però se l'è comprato quindi tutto la Cina. Però se l'è comprato, no, è in Congo, però i cinesi hanno venduto ferrovie, sì, sì, e sistemi di trasporto ai congolesi e si sono comprati tutto il resto. Quindi diciamo ci spostiamo dagli Emirati alla Cina. Allora, ripeto, questo non è una posizione per dire no, io mi occupo di progettazione strutturale, i veicoli elettrici sono quelli più divertenti, se mi consentite, dal punto di vista di sviluppo, perché sono pensati con energia moderna, si può fare molto di più, poi magari se c'è tempo ne parlo un attimo. Ci sono tutta una serie di progetti anche a livello europeo finanziati da comunità che consentono di pensare a soluzioni tecnologicamente bellissime, come il fatto di far diventare batteria un telaio. Però strada da fare ce n'è ancora, la densità di energia è piccola, le autonomie sono contenute, i costi sono alti. Quindi il fatto di dire la soluzione oggi è sicuramente l'elettrico, insomma, forse va considerata. Quella di domani sicuramente lo può essere, ma insomma bisogna pesare un attimo e in maniera, ripeto, il più possibile neutra, perché non possiamo porci nel fatto che sicuramente una soluzione giusta, sicuramente una soluzione sbagliata. Da ingegnere quello che dico io è mettiamo i numeri sul tavolo, cerchiamo di non drogarli né in una direzione né nell'altra e facciamo un'analisi seria di tutte le fonti che portano sia alle emissioni di CO2, ma anche al discorso dei particolati, sui quali insomma i dati miei, insomma, i miei motoristi mi dicono che non è poi così scontato che l'elettrico non fa particolato, perché la produzione di energia della batteria ne fa molto di più e lo smaltimento delle batterie oggi è un problema. E quindi se noi mettiamo tutto insieme ci sono tutta una serie di aspetti che fanno sicuramente, che vanno comunque gestiti e per i quali bisogna investire per migliorare la situazione. Va bene, professore, grazie. Come avete visto già c'è, come dire, una, no, delle idee non proprio sullo stesso punto, e questo è bene, perché comunque significa che c'è un dibattito tecnico, non ideologico. Io sul dibattito ideologico che riguarda, diciamo, l'elettrico e il motore a combustione ci tornerei quando parliamo di sostenibilità socio-economica. Volevo chiedere, si è parlato anche, diciamo, della fonte di produzione dell'energia, perché poi alla base, nella costruzione di qualsiasi manufatto, in particolare di un'automobile, serve dell'energia. Allora, io credo che Dolomiti Energia sia iperspecializzata nelle fonti rinnovabili. Mi sono emozionato quando parli di fonti rinnovabili. Però da esperto proprio di energia, la situazione attuale qual è? Cioè ci si chiede, è vero che l'Europa deve aprire la strada, ma poi in realtà quando sentiamo che, notizia di pochi giorni fa, la Cina ha aumentato la produzione di carbone, mi pare, di 11 milioni di tonnellate al giorno,
Allora c'è un po' di perplessità. Qual è la situazione? Parliamo dell'Italia, però se vuoi anche in termini più generali. Intanto grazie, poi ringrazio ancora Confartigianato per avermi invitato a questo dibattito. Sicuramente il punto nevralgico di tutta la discussione che stiamo facendo sul veicolo elettrico è sostanzialmente la batteria, perché per quanto riguarda il resto delle componenti, ovviamente se guardiamo il motore, un motore elettrico ha dei costi ovviamente completamente diversi da un motore elettrotermico in termini di scocca, in termini di costi di produzione. Il dibattito vero tra la sostenibilità ambientale di un veicolo elettrico rispetto a quello di un veicolo endotermico è quando ci sarà un'evoluzione sufficiente delle batterie che abbatteranno quelli che sono i costi di smaltimento e i costi reali di produzione. È ovvio che per far questo io faccio un passo indietro e dico tutto nella LCA, come si dice, di calcolo dipende dal tipo di energia che viene utilizzato. Il nostro gruppo, ormai è saputo, dal 2017 ha fatto una scelta molto radicale di produrre e distribuire solo energia elettrica 100% rinnovabile ai nostri clienti, che ovviamente determina una significativa modificazione dell'LCA se questo può essere tracciato e certificato. Perché ovviamente se noi riuscissimo a produrre tutte le componenti di un prodotto con energia rinnovabile, ovviamente quell'impatto sarebbe radicalmente diverso. Ovviamente non tutto si può fare, le fusioni non si possono fare con energia rinnovabile. Il calore comunque lo dobbiamo produrre, delle emissioni le dobbiamo produrre. Quindi dobbiamo capire qual è il limite che si riesce a produrre. È ovvio che risolvere il problema che io chiamo batteria è risolvere la discussione che ad oggi c'è in corso, cioè dire nel momento in cui verrà fatto uno step tecnologico alle batterie è quello che metterà d'accordo, diciamo, molte delle anime che discutono su questo sistema, perché la reale differenza tra un veicolo elettrico e un veicolo endotermico è la batteria. Su questo le grandi case produttrici stanno spingendo tantissimo, non siamo, condivido col professore, ancora arrivati a un livello tecnologico in grado di garantire sempre e assolutamente una sostenibilità ambientale del veicolo elettrico migliore rispetto a un veicolo endotermico. Però sono dell'idea che rispetto ai 10 anni che ha citato il professore ci metteremo meno. Perché? Perché rispetto ad altre tecnologie le grandi case costruttrici hanno fatto, diciamo, filiera e quindi, faccio un nome a caso, il gruppo Volkswagen si è comprata l'azienda che fa le batterie, si sviluppa le batterie e ha messo lì decine di miliardi per fare questo. Quindi l'obiettivo loro, negli ultimi ragionamenti fatti col gruppo Porsche, sono che nel giro di 2 anni la batteria cambierà radicalmente rispetto a quella che c'è oggi, costando meno sia in termini ambientali che poi economici, che è l'altro elemento potenzialmente critico nella gestione del discorso che faremo dopo economico. Avrà una capacità quasi doppia, secondo le loro stime, e avrà la metà del peso. Capiamo che arrivare a questo livello non permette più di fa KO tecnico sul quadrato con cui oggi stiamo parlando. Bisogna arrivare lì però. Ad oggi c'è ancora un dibattito, ma il dibattito, come dice il professore, è correttamente, non è messo in discussione sulle lunghe percorrenze, perché per chi fa tanti chilometri ovviamente è scontato che una macchina elettrica, soprattutto se ricaricata con energia rinnovabile, quindi o autoprodotta a casa, perché abbiamo il grandissimo vantaggio di avere il primo distributore per ricaricare l'auto a casa, se noi abbiamo un impianto di autoproduzione, che è una grossissima differenza rispetto all'endotermico. E poi fatto anche attraverso una scelta oculata di dove si ricarica il veicolo sulle reti pubbliche, è ovviamente non in discussione questa differenza, condivido la posizione di Daniele. È ovvio che però abbiamo un parco auto che fa poco più di 40 km al giorno e quindi con queste percorrenze dobbiamo ancora lavorare e quindi vengo incontro alla tesi del professore. Faccio un po' il mediatore anche, ti rubo un po' il lavoro Fabio. Però è vero, tecnicamente manca ancora uno step, non siamo però secondo me così lontani dal farlo. Bene, hai introdotto tanti temi come quello della Gigafactory, non so se avete letto che ci sono queste
enormi fabbriche di produzione di batterie, la prima famosa è stata la Tesla, adesso ne farà una anche in Europa, a Berlino sta facendo, incontra dei problemi. Anche il gruppo Stellantis, che è nato alla fusione della Fiat con PSA, sta studiando, ne ha già due, sta studiando in Italia una terza gigafactory, cioè un enorme impianto di produzione di batterie, a Termoli per la precisione. Il punto è, Mark, se voi leggete i giornali, guardate i siti che si occupano in termini verticali di automotive, leggete molto del prodotto, ma quasi mai di quello che c'è a monte del prodotto. In realtà io vi posso dire che noi in redazione siamo, non dico subissati, ma riceviamo almeno uno o due comunicati al giorno di roba che non leggete mai, cioè tutto l'impegno, vero presunto sbandierato, non sono io quello che può garantire la veridicità dei fatti, da parte delle case automobilistiche per lavorare a monte della produzione, attraverso la cosiddetta, come dire, ristrutturazione delle fabbriche per fare che in modo che queste fabbriche siano carbon zero, carbon neutral il più possibile. Quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti che vengono presi dal rimboschimento di alcune aree all'interno e all'esterno delle fabbriche, il risparmio dell'acqua, l'uso di energia il più possibile pulita, chiesta non solo all'interno delle fabbriche ma anche dei fornitori, la produzione di parti, tante parti delle macchine fatte con materiali riciclati. Questo che mi ha dato Walter è un esempio, è uno zaino fatto sostanzialmente col sedile di una macchina, ma i sedili delle auto vengono fatti anche, o i pannelli delle macchine vengono fatti con le reti da pesca abbandonate piuttosto che con le bottiglie di plastica ricompattate. Se vi ricordate, la BMW i3 è stata probabilmente la prima macchina in questo senso a presentare questa idea di riciclo. Io sono stato a Rosslyn, che è in Sudafrica, vicino Pretoria, dove c'è la fabbrica della X3. Praticamente la fabbrica è alimentata da un impianto a biogas che sta un po' fuori e che viene a sua volta alimentato dagli scarti di 10 mandri, di 10.000 mucche che pascolano all'intorno, eccetera, eccetera. Tutto questo è un po' sotto traccia, però testimonia, secondo te, Mark, lo sforzo delle case e del mondo automotive per muoversi anche in una direzione che non sia solo quella del prodotto finale, ma anche a monte del prodotto finale, per capirci. Io vorrei ricordare che in un comunicato stampa di qualche anno fa Renault aveva condiviso... Come dice bene Renault, Ridillo? Renault. Bellissimo. Mi sono allenato a lungo. Cioè, proprio. Allora, comunicava che circa nel suo bilancio, nel suo famoso Wheels to Wheels, che un terzo circa del CO2 che una macchina impegnava nel suo ciclo di vita era generato dalla produzione stessa della vettura. Quindi se lo dice un costruttore che è il 30%, vuol dire che è il 50%, ma va bene. Ovviamente quando vendo la mia minestra me la racconto un po' a mio vantaggio. Bisogna tener conto dell'IVA e sempre ricalcolarlo con la giusta spadana. Ma l'Europa è un'area virtuosa, perché l'Europa negli ultimi 20 anni ha ridotto del 20% le sue emissioni di CO2, probabilmente avendo imparato il costo dell'energia dopo i shock petroliferi degli anni 70, abbiamo fatto di tutto per ridurre il quanto energia si consuma per produrre un'unità di PIL. E quindi ovviamente in questo momento va di moda dire che lo sto facendo, ma lo stiamo facendo da 1973, di ridurre il nostro impatto. Difatti l'Europa produce l'8% del CO2 mondiale. E vorrei anche sfruttare un altro aspetto, e così introduco anche l'aspetto economico, sociale e quindi politico della faccenda, ma anche culturale. Vorrei ricordare che la Cina, inventando o stimolando la produzione della vettura elettrica, persegue due obiettivi. Uno è strategico, ma strategico militare. Mettendo sulle strade 25 milioni di macchine all'anno, la Cina ha un problema di importazione di idrocarburi liquidi, perché non può dipendere dalla Siberia, dal sud-est asiatico e dal Medio Oriente per importare petrolio. Quindi ha detto: mettiamo delle macchine elettriche, facciamo delle centrali nucleari, delle centrali a carbone e andiamo a manette, produciamo energia, il carbone e l'uranio ce l'abbiamo e quindi non dipendiamo da nessuno.
Ma con questo sistema la Cina ha un ulteriore vantaggio, è che diventa il campione del mondo della produzione di vetture, di componenti molto semplici per le vetture e di batterie e altri elementi corollari. Riuscendo così, avendo convinto l'Europa che l'elettrico è bello, a superare la barriera tecnologica che i motori europei avevano e che hanno consentito ai cinesi di rimanere fuori. Siamo pieni di cose cinesi attorno a noi, ma non abbiamo macchine cinesi. Perché? Perché le tecnologie legate all'Euro 6 hanno portato a un'eccellenza. Se guardiamo come dall'Euro 1 all'Euro 6 sono sprofondate il livello di emissione di PM, di HC, di NOx e di CO, ricordo che il CO è un veleno, il monossido di carbonio, ci manca una molecola di ossigeno e cambia tutto, questo è la natura. Quindi siamo consapevoli che Herbert Diess ha annunciato candidamente, lui campione europeo della macchina elettrica, che stava segando 30.000 posti di lavoro in Germania, in Volkswagen. Attenzione, nel mondo automotive 30.000 posti di lavoro nell'industria vuol dire altri 90.000 posti di lavoro dai componentisti, da quelli che producono le gomme, i pistoni, le pastiglie, i dischi, gli ammortizzatori e così via, i parabrezza, i sedili e così via. L'Europa produce, fa lavorare l'automotive in Europa, così com'è, fa lavorare 4 milioni di persone. Siamo disposti a trovare 3 milioni di disoccupati? Provocatoriamente vorrei ricordare, sapete cosa è successo l'ultima volta che la Germania ha avuto 4 milioni di disoccupati? Non ci dire una guerra. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, vedete voi, ok? Pare che però Herbert Diess è l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen. Pare che lo vogliono addirittura far fuori. Certo, cioè... ha detto una come i generali di qualcuno, quando non vincevano... Senti, no, io mi vorrei far raccontare, prima di passare al secondo punto. Avrebbe voluto che quello di Stalingrad si suicidasse, si è arreso. Vabbè, è successo. No, mi volevo raccontare perché siamo a Vicenza, questa tecnologia per lo smaltimento delle batterie che è proprio qua. È proprio qui, sì, assolutamente. La tecnologia di smaltimento delle batterie l'ho potuta vedere proprio qui a Vicenza. Ancora prima di andare, ovviamente noi conosciamo tanto impianti in Nord Europa, i primi impianti pilota, ma 4 anni fa, se non mi sbaglio, eravamo proprio qui a Vicenza ed eravamo proprio qui al Citemos e c'era in platea, mentre noi parlavamo di batterie, abbiamo fatto vedere alcune di quelle che oggi sono diventate poi le celle più utilizzate per l'automotive, in realtà c'era in platea c'era questo professore, un ricercatore, un chimico, che stava facendo un salto, che era quello di investire proprio nel riciclo delle batterie al litio. E lo ha fatto, e qui proprio in provincia di Vicenza ha la sua azienda, è già un'eccellenza e ci sono già tra l'altro ovviamente anche aziende interessate, sta già riciclando batterie italiane, altre batterie sempre del comparto, perché ci sono, sapete che qui viene prodotto uno degli scooter più venduti in elettrici, più venduti in Italia, ma è più venduti anche in Europa, con una bella realtà che produce il suo motorino, adesso non faccio nomi, ma è un'azienda molto conosciuta. E questo ovviamente riciclo che ho potuto vedere di persona, io ho potuto vedere batterie di Mercedes, che arrivavano da crash test oppure difettose, ho visto batterie del gruppo FCA, ho visto batterie di tanti gruppi già pronte per essere riciclate. Quindi la realtà ce l'abbiamo e ce l'abbiamo in Italia. La capacità di farlo ce l'abbiamo. Manca un tassello in mezzo, che è quello del riutilizzo, perché il riciclo è la parte finale, ma la batteria è sempre una risorsa incredibile. E io ho visto batterie che partono da mezzi piccoli come un Segway fino ad arrivare ad auto che hanno una capacità residua finita, quella a bordo del veicolo, che è eccezionale. Cioè se non scende sotto il 60% la capacità residua è perfetta per applicazioni stazionarie, ed è l'impianto che siamo andati a vedere in Svizzera, o per applicazioni anche domestiche, quindi non solo per l'industriale ma anche per il domestico. Quindi
va sfruttata fino all'ultima goccia di vita della batteria prima dello smaltimento. Però lo smaltimento c'è, lo possiamo chiudere tranquillamente questo anello. Perché? Perché diversamente dal combustibile, tutto quello che è contenuto all'interno della batteria non subisce un decadimento. Il litio sarà sempre litio. Il manganese, ferro, tutto quello che abbiamo a bordo può essere riciclato con diverse tecnologie. Qui ce n'è una molto interessante perché tra l'altro l'azienda non è lontana dal centro abitato, quindi ha ottenuto delle autorizzazioni. Perché? Perché ha dimostrato che non ha delle emissioni pericolose. Quindi ci sono delle tecnologie interessanti per il riciclo delle batterie al litio, che ovviamente sono la parte finale di questa vita della batteria. E in ultimo volevo chiudere il discorso sul fatto di una vettura che può percorrere 300, 400, 500 mila chilometri. In Italia, se non sbaglio, abbiamo il parco auto più vecchio, più anziano d'Europa. Ecco. 11 anni e mezzo. Esatto. Questo significa che le proiezioni di GSE al 2050 che noi avremo sulle strade dai quasi 40 milioni attuali a 25-26 milioni di veicoli grazie allo sharing e via dicendo, e saranno tutti praticamente zero emissioni, che ci sia idrogeno, cioè che la batteria a bordo sia una batteria elettrochimica al litio o quello che sarà, o che sia idrogeno, il motore sarà quello elettrico. Ecco, noi avremo anche probabilmente, per una nostra propensione, un parco auto molto vecchio, e sarà molto vecchio elettrico, quindi c'è anche la vendita di quel veicolo per farli quei 400 mila. Ti interrompo perché poi entriamo proprio nel secondo tema, che è quello, diciamo, socio-economico. E siccome abbiamo capito tutti che il tema centrale delle auto a batteria è la batteria, come ci ricordava Nicola, è il costo della batteria che in realtà determina l'alto costo della vettura, perché un motore elettrico è molto più semplice di un motore endotermico. Adesso non voglio semplificare le cose, ma è tipo quello dell'aspirapolvere, grosso modo. E quindi produrre una macchina elettrica rispetto a una macchina a un motore endotermico, lasciamo perdere le grandi supercar, i V12, eccetera, eccetera, è tecnicamente da una parte molto più semplice, ma dall'altra parte molto più costoso, perché la batteria a tuttora costa, no? Anche se la tecnologia naturalmente ci sposta verso, non dico un punto di pareggio, ma comunque un avvicinamento dei due prezzi. Però questo è un fattore economico importante, è un fattore che determina come... Il futuro l'abbiamo già visto nella presentazione di Mark, che però determina quello che ancora adesso diciamo, la gente, la popolazione, gli automobilisti vedono come difficoltà nell'acquistare un'auto elettrica. Gli alti costi, anche se adesso ci sono delle macchine in circolazione che promettono di costare più o meno quasi quanto una più o meno corrispondente, anche io cerco di non fare nomi, però diciamo delle macchine rumene che promettono di costare più o meno quanto una corrispondente macchina col motore endotermico. E poi ci sono tanti altri fattori, più o meno li conosciamo tutti, l'ansia d'autonomia, tutti fattori in qualche modo risolvibili, perché la tecnologia, come tutte le tecnologie, nasce, cresce e si sviluppa. Uno dei temi che però vorrei affrontare con voi è: questa tecnologia è nata, è cresciuta e si è sviluppata in maniera, diciamo, fisiologica, oppure stiamo facendo anche un po' il passo più lungo della gamba? Cioè stiamo creando per esempio un mercato dove non c'è. Le case stanno facendo degli investimenti miliardari, però il mercato è ancora forse troppo giovane. C'è da una parte la visione ideologica di gran parte delle amministrazioni, perché comunque tutto forse deriva, la faccio semplice, dal famoso scandalo Dieselgate. Anzi, scandalo Dieselgate non si dovrebbe dire, perché si dovrebbe dire scandalo diesel o Dieselgate. Parliamo del settembre del 2015 che ha demonizzato il diesel, però questo è un altro discorso che magari affronteremo dopo. Io vi volevo, prima di darvi la parola e chiedervi più o meno la stessa cosa a tutti, volevo dare qualche dato, perché me li sono presi anch'io. E noi ragioniamo, per esempio, quando parliamo di elettrico e di endotermico, ragioniamo da cittadini di grandi città o capoluoghi di provincia. I dati dell'annuario ACI, riferiti al 2020, ci dicono che il 33,7% del parco auto italiano, che è di 39.817.874 autovetture, il 33,7% di questo parco nelle 14 città metropolitane. Quindi vuol dire che
quasi il 70% è distribuito per tutto il resto d'Italia. E immaginatevi, non so, il contadino con la macchina Euro Zero che fa da casa alla vigna, e come possiamo convincerlo a comprare una macchina che adesso costa, non so, probabilmente 10 volte le sue disponibilità? E tra l'altro il nostro parco auto è più o meno fatto così: il 58,5% del nostro parco auto ha più di 10 anni. Le auto da Euro Zero sono 3,6 milioni. Quelle da Euro Zero, Euro 4 sono 22 milioni e 3. No. L'ACI ha riconosciuto di non... ti ha parlato l'ACI. 5 milioni di macchine non sanno che cos'è. E sono tutte le più vecchie. Quindi sono di più ancora? No, no. ACI ha nel suo parco circolante registrate 5 milioni di macchine che di fatti non esistono più, che non sono state radiate, perché sono rimaste a fare il pollaio. Però nell'annuario ci sono anche le radiazioni. Come? Adesso discutiamo io e lui. Nell'annuario ci sono anche le radiazioni. Sì, ma sono irrilevanti. Posso documentare, ci ritroviamo. Non so cosa fate da qui a domenica mattina, ma se no possiamo entrare nel dettaglio. Vabbè, sono poche. No, sono 5 milioni, sono una montagna. Sì, ed è quello che distorce. Togliamo 5 milioni, facciamo, ci sono 17 milioni di macchine Euro 0, Euro 4, possiamo farlo? Sì, circa. Sono poche? No, sono tante. Sono tantissime, sono un'enormità, secondo me. Comunque. Sì, d'accordo, ma una macchina vive 15 anni, mediamente, la sua durata di vita, perché se no l'impatto CO2 della produzione diventa devastante se non viene sfruttata. Su questo non sono d'accordo io, il ciclo di vita della macchina è 7-8 anni, storicamente. Però no, è l'età media. Non discutiamo. È l'età media, la vita è 15 anni. Va bene. E oltretutto il dato ACI non è neanche la media, è la mediana. Chiudiamo l'ACI. C'è qualcuno che ha questo potere? Poi sto zitto adesso. Senti, ma i dati di ottobre li posso dire o sono giusti? Sì, sì. Sono giusti o sbagliati? Quelli dal ministero, però. Chiudiamo pure il ministero. Sulle registrazioni ci stanno. E sull'uscita in fondo della vita che non ci stanno. È chiaro che però comunque il mercato sta riprendendo dal punto di vista delle macchine, diciamo, elettriche. Perché, per esempio, le elettriche semplici, a ottobre su ottobre del 2020, che sappiamo è stato un anno sfortunato, eccetera, eccetera, hanno fatto segnare più 650%, eccetera, eccetera. Però da inizio analogo quota di mercato è sempre il 4,3%. Ancora meglio fanno le plug-in e ormai la quota di mercato delle ibride sta salendo tantissimo perché, come hai detto tu prima, c'è il cosiddetto mild hybrid. Mild hybrid significa che c'è una batteria più grande, un generatore alternatore che ti dà uno start e stop più figo, un piccolo spunto, forse risparmi qualcosa sui consumi, però va detto che non fanno neanche un metro in elettrico. E la cosa brutta è che tante amministrazioni comunali, tipo Milano, a Milano puoi entrare nella ZTL, nell'area C, eccetera, eccetera, una macchina mild hybrid, ma non con una macchina GPL o a metano, per esempio, che mi sembra anche un certo controsenso, peraltro. Ritornando alla domanda, la tecnologia sta crescendo per i fatti suoi, secondo il suo ciclo naturale fisiologico, è un po' drogata, partiamo da te Marco, un po' drogata... Vorrei passare la parola a qualcun altro perché ho parlato troppo. Prego, agli altri se no. Sto zitto. Io continuo a prendere l'uppercut qua, questo ring, l'arbitro solo mi prende qualche sganassone involontario. Vabbè, Nicola, facciamo il giro al contrario. Facciamo il contrario. No, allora, sicuramente l'aspetto socio-economico è molto complesso, nel senso che ci troviamo di fronte a un'esigenza dovuta ovviamente, parlando socialmente, a un'esigenza del consumatore che inizia ad avere una sensibilità per volontà o ormai per esigenza di tipo molto più ambientalista di prima, nel senso positivo del termine, perché ormai sfido chiunque a non dire che il problema ambiente non sia, diciamo, sia conclamato. E quindi ormai nella quotidianità delle persone inizia ad introdursi normalmente un ragionamento che prima non c'era del è sostenibile o non è sostenibile, soprattutto sui grandi acquisti, la casa, la macchina, ma anche ormai nel fare la spesa,
lo si vede dai trend anche, e questo è un trend che poi chi vende prodotti cavalca, nel senso che porta una positività, le confezioni sempre più riciclabili, l'utilizzo di sempre meno plastica per il confezionamento, l'utilizzo, ovviamente la spinta tecnologica verso, anche magari sbagliando poi tecnicamente, perché chi è più tecnico lo sa, verso il concetto di un azzeramento delle emissioni di chi utilizza le cose. È anche vero che però questo ovviamente dà una spinta tecnologica, secondo me, e dà sicuramente positività al mercato, dà una spinta a chi produce a cercare di produrre meglio, perché ormai se produci meglio e lo comunichi bene, resti sul mercato. Se produci comunque ormai i costi sono talmente ridotti, la differenza che ormai un acquirente, quando può, cerca sempre di valutare questa cosa a livello sociale. Questo è l'impatto, secondo me, che ha chi acquista. Qual è la problematica di chi produce? Chi produce ha due problemi. Tecnicamente sta facendo passi da gigante, però ci vuole tempo, perché convertire un'industria non è banale. Diciamo, Musk ha fatto una scommessa vincente, oggi lo possiamo dire, perché oggi la prima auto, questo mese di ottobre, l'auto più venduta in Europa per la prima volta è un'auto elettrica, per la prima volta a livello storico, quindi l'auto più venduta in Europa non è un'auto endotermica, è un'auto elettrica, ok? Quindi si vede il cambiamento. Qual è il problema? Che secondo me dobbiamo ragionare, egoisticamente parlando come Italia, su come affrontare questa evoluzione tecnologica cercando di farne parte. Perché il problema altrimenti è quello che dice Mark. Dobbiamo prepararci a milioni di disoccupati. Perché attenzione, l'Italia a livello europeo è una delle principali manifatture dell'automotive, ma dell'automotive endotermica. Non per niente il principale produttore più famoso di carburatori inizia a produrre motori elettrici e batterie. Perché? Perché ha capito che più avanti va, meno diventerà sostenibile la sua industria. E quindi questo dobbiamo... È ovvio che se da un lato la tecnologia ti spinge a fare passi da gigante in poco tempo, dall'altro lato dobbiamo capire che socialmente questo potrebbe avere un impatto non banale sul nostro stile di vita. Perché noi siamo una società che stimola e vende l'elettrico, crede nell'elettrico, però siamo anche, io personalmente sono cosciente che questa cosa va capita anche da chi decide le regole e va aiutata il tessuto produttivo italiano a diventarne parte, perché altrimenti potremmo avere un problema opposto, avere molte meno emissioni ma avere un problema sociale, perché comunque, facciamo molto semplice, produrre un motore elettrico è molto più semplice. Per dare un'idea, si diceva è una lavatrice, il motore elettrico è un organo mobile, il motore endotermico ne ha 300 mediamente. Posso dire, c'è un produttore di lavatrice cinese che sta entrando nel mercato dell'auto elettrica. Esatto. Quindi la dimostrazione del livello tecnologico di una macchina elettrica. Esatto. Semplifica questa cosa, e questo va preso bene da un lato, perché ovviamente per il mercato sarà un vantaggio, ovviamente per l'Italia un po' meno, se non ci, tra virgolette, rincorriamo a trovare le nostre specificità, il ciclo delle batterie, la produzione più sostenibile e altre cose, perché ovviamente ci troviamo con un impatto devastante. Soprattutto dobbiamo iniziare a capire come seguire questa curva, non solo dal punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista di un altro settore che viene molte volte dimenticato, la manutenzione. L'ha detto prima Mark, un veicolo elettrico ha mediamente il 70% di manutenzione in meno. Quindi a casa mia vuol dire che il 70% dei meccanici potrebbe avere un problema tra qualche anno. Perché ad oggi una macchina elettrica, noi iniziamo ad averne nel parco, fa il tagliando e 9 volte su 10 non ha problemi. Quindi è brutto da dire in questa cosa, però volevo porre l'attenzione che da un lato abbiamo un lato consumatore, un'evoluzione che darà grandi vantaggi, secondo me, superato quello che abbiamo detto prima. Economicamente abbasserà i prezzi, perché lato economico il problema è anche un problema di mercato. Non so, vi faccio un paragone un po' azzardato. Perché l'auto elettrica costa tanto? Perché la batteria costa tanto? Direi. Perché chi produce i veicoli ha bisogno di
di andare ad ammortizzare gli investimenti fatti prima. Faccio un esempio paragonabile. Quando è entrato nel mercato dell'illuminazione l'illuminazione LED, e che adesso è normale vendere in casa una lampadina LED, avere un lampione stradale dell'illuminazione pubblica LED o cosa, questa tecnologia era pronta 10 anni fa rispetto ad oggi. Perché non è stata sviluppata subito? Perché? Perché chi produceva illuminazione aveva investito miliardi nelle catene di produzione del neon. Quindi finché il neon non si pagava, il LED non si produceva, molto semplice. Quindi anche questo ritardo o questa differenza potrà sottigliarsi non solo con l'ingresso di nuovi, purtroppo, produttori che rischiamo di non essere noi europei, ma dall'altro lato nel momento in cui chi ha già fatto grossissimi investimenti nell'automotive sul motore endotermico Euro 6, per esempio, avrà ammortizzato questi investimenti, altrimenti l'impresa non sta in piedi. E quindi i fattori da controllare sono anche questi, purtroppo negativi per questo sviluppo. Quanto noi riusciremo a cogliere per evitare un tracollo di alcune imprese, e dall'altro quanto tempo ci metteranno gli investimenti fatti sull'endotermico a pagarsi. Questo è il fattore che sarà discriminante, almeno per mio personalissimo parere, sul prezzo del veicolo elettrico. Grazie, professore. Sì, io volevo partire da qui, sicuramente l'analisi è corretta, ma da un numero che ho letto ieri, non mi ricordo, l'altro giorno, di cui stavamo parlando prima con Mark, sul fatto, parlando di Glasgow, che c'era una fortissima attività di finanziamento per l'acquisto di veicoli elettrici. Oggi, come dicevo prima, più avanti, 5-10 anni sicuramente va bene, però il fatto di investire un fiume di denaro per potenziare l'acquisto di veicoli elettrici sicuramente supporta, diciamo, sposta il problema socio-economico, nel senso che mette tutti nelle amministrazioni pubbliche e privati nelle condizioni di poterlo acquisire, però non risolviamo il problema, perché se fanno tutti come fa Dolomiti Energia andiamo bene, ma siccome la produzione mondiale globale oggi consuma il 40% di carbone e il 30% di altro fossile, perché quella rinnovabile media è 25%, noi stiamo facendo danni, non stiamo risolvendo il problema, mi spiego. E questo, per cui il problema vero, poi tornando al discorso della Cina, è che non so la frazione, magari mi aiuteranno i colleghi, però hanno comunque una produzione di energia con tassi di fossile mostruosi. In Australia andare in giro con una macchina elettrica, tornando al discorso del punto di break-even, sarebbe follia, perché il break-even che qua è a 60.000 è a 190.000. Perché? Perché in Australia fanno tutto a carbone o comunque tutto fossile. Quindi dobbiamo fare, pensando dal punto di vista, diciamo, istituzionale, quindi come strumenti legislativi o percorsi di finanziamento, rischiamo di fare quello che è stato fatto con il fotovoltaico, cioè disseminare pannelli fotovoltaici ovunque, nei prati invece del Gran Turco, perché erano finanziati. Ma non stavamo facendo aspetti, diciamo, non stavamo facendo quello che serve, cioè ridurre le emissioni. Spostando, detto questo, e tornando un attimo all'aspetto tecnologico, come dicevo prima, allora uno degli aspetti, andando un po' sullo specifico, ci sono anche degli studenti, quindi magari può anche essere di interesse, cioè oggi la batteria in macchina è un bagaglio inutile, se non per fare quello che deve, cioè fornire energia elettrica. Una delle evoluzioni in ottica progettuale, questo è un aspetto tecnologico, è proprio quello di cercare di far diventare la massa della batteria, che è un 30%, in qualche caso su veicoli piccoli, 25-30%, parte del veicolo. Il discorso, e su questo, come dicevo, ci sono delle tecnologie bellissime che stanno per essere sviluppate, però lì sì, ci vogliono 10 o 15 anni, perché il problema qual è? Se io devo prendere un pezzo di telaio in carbonio e farlo diventare una batteria, ho bisogno della chimica, e ho bisogno di densità di energia che siano sufficienti. C'è un progetto che ha sviluppato Volvo, in cui cofano, ne parlavamo già Citamos l'anno scorso, cofano parti delle porte che dovrebbero essere parti strutturali e che servono anche da immagazzinamento energetico. Però, ripeto, sono tecnologie che non sono pronte domani. Se noi investiamo una svalangata di miliardi perché tutti coprono l'elettrico oggi facciamo danni dal punto di vista CO2. Quindi il problema, come dicevo prima, non voglio fare sempre la voce fuori dal coro, però bisogna guardare i dati in maniera ordinata, senza nessun tipo di preclusione, e analizzarli in maniera organica. Grazie. Daniele, quindi sviluppo fisiologico dal punto di vista della tecnologia o passatamente viene pompato da chi prende le decisioni? Ci sono
degli aspetti importantissimi. Prima si diceva proprio si creeranno dei posti di lavoro vacanti. La Gigafactory a Berlino ha riassorbito un territorio dove la disoccupazione stava creando tantissimo disagio, ha assorbito tantissimi lavoratori. La FAM in Italia, che sta per produrre, sta già avviando la produzione di batterie utilizzando il più possibile componentistica e anche chimica italiana o comunque europea, anche quella ha recuperato dei lavoratori che erano stati messi in cassa integrazione e ne sta assumendo di nuovi. Io credo che il veicolo elettrico assorbirà dell'altro lavoro, ce n'è tantissimo, perché il veicolo elettrico, io dico sempre, parte dal tetto della casa e arriva fino allo smaltimento finale, passando per il garage e via dicendo. Il veicolo elettrico ha un ecosistema che sta creando tanto lavoro, come lo stanno creando le energie rinnovabili. Io seguo dei grossi impianti di ricarica, ormai parliamo dai 350 ai 500 kW, soprattutto sull'infrastruttura autostradale, e la fornitura che si chiede per questi impianti è solo rinnovabile. Cioè, si vuole solo energia rinnovabile. La maggior parte delle stazioni di ricarica italiane acquista energia rinnovabile. Ovviamente, lo sapete bene, non arriva un cavo dalla centrale, ma sono ovviamente un discorso sui certificati, via dicendo. La questione è che più acquistiamo energia rinnovabile, più creiamo un indotto comunque che dovrà installare rinnovabile. Io non credo che sia drogato questo sistema, ma che sia un'evoluzione. Che sia quell'evoluzione che c'è stata a un certo punto dal cavallo all'auto a benzina. A Milano c'è ancora una targa in un vecchio deposito che diceva che le auto che puzzano non possono entrare, perché era un vecchio deposito dove si faceva lo scambio con le carrozze. Ecco, c'è stato comunque, c'è sempre un periodo di frizione, poi c'è un periodo di assestamento e poi una filiera che funziona. La filiera, per come la stiamo vedendo noi, in Italia ha una potenzialità enorme, ha una potenzialità di assorbimento di posti di lavoro importante, assolutamente importante, e in conclusione, siccome la batteria è questo elemento geopolitico fondamentale, e la Cina sotto questo punto di vista, ci sono delle belle letture da fare in questo periodo, magari poi ne parliamo anche con chi è interessato. Non possiamo perché è stata fatta la Battery Alliance europea? Perché noi non possiamo permettere di non costruire, riutilizzare, riciclare batterie in gran parte prodotte in Cina o comunque non in Europa. Noi dobbiamo fare questo è stato fatto, possiamo essere dei protagonisti. Elettrochimica, elettronica di potenza, motori, in Italia ne sappiamo. Vengo dalla Motor Valley perché abbiamo fatto una settimana anche a discutere di questi temi, e volendo noi li abbiamo queste cose. Quindi secondo me non è drogata, è un'evoluzione dei tempi, e l'Italia non si può, non ha mai avuto un periodo più florido di questo per investire in un settore che, appunto, ripeto, parte dal tetto e arriva fino allo smaltimento delle batterie. È proprio il tetto uno dei puntini del mio disegno che non riesco a comporre, perché dall'altra parte le Nazioni Unite ci dicono che in una pianeta abitata da 10 miliardi di esseri umani dovremmo vivere necessariamente in grande città, in megalopoli di 1, 2, 5, 10, 20, 30 milioni di abitanti, e ovviamente in verticale per non bruciare terreno. La casetta col tettuccio, non c'è niente di peggio per bruciare CO2, per bruciare e occupare spazio. Quindi in alto del mio palazzo di 30 piani, cosa ho? Un tablet di cellula fotovoltaica per ricaricare la mia macchina sotto. Quindi questo è il primo elemento del mio puzzle che non riesco a comporre. L'altro elemento, e a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, citazione di Andreotti, mi viene il dubbio che Dis e i suoi colleghi abbiano trovato nel motore elettrico, che non costa un cavolo da produrre, mi viene un'altra parola ma dico un cavolo da produrre, di dire bene, vendiamo una macchina elettrica, non abbassiamo il prezzo della macchina rispetto al motore termico, ma facciamo un switch di margine bestiale, guadagniamo molto di più sulle vetture, e quindi sono partiti a offrire le vetture a dei prezzi altissimi. All'improvviso si è accorto che i cinesi arriveranno in Europa con delle vetture che costeranno a parità di qualità di prestazioni, perché qui il motore non è più discriminante, a parità di prestazione con dei veicoli che costeranno un quarto del prezzo di una macchina europea. E voglio vedere chi regge una tale concorrenza.
È sparito un sacco di attività, non c'è più un televisore che viene prodotto in Europa, non c'è più un telefono che viene prodotto in Europa, non c'è più un computer che viene prodotto in Europa, mancano solo le macchine e i cinesi hanno trovato la strada maestra, proprio la strada della, la via della seta, per entrare in Europa su un mercato che solo in Italia nel 2019 rappresenta, come vendite di vetture nuove, 36 miliardi di euro di fatturato. Quindi la mia perplessità parte proprio dal tetto in poi. Va bene, rimettiamo la chiesa al centro del villaggio, citazione Rudy Garcia, suo connazionale, e parliamo di sostenibilità energetica, che è il nostro ultimo tema, anche perché se... Insomma, Walter ci permetterà di sforare qualche secondo minuto. Secondo me va a prendere l'interruttore e così risparmiamo un sacco di CO2, esatto. Stasera. Però siamo quasi agli sgoccioli, quindi magari ce la facciamo a essere un po' più concisi. E a me sembra, mi hanno colpito le dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio, il quale sostanzialmente ha detto sì, però noi con le energie rinnovabili alla fine questo obiettivo non riusciamo, allo stato attuale dei fatti, a raggiungerlo. Abbiamo un ministro per la prima volta alla transizione ecologica e peraltro uno scienziato, se non ricordo male, il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, il quale ha un approccio, mi sembra di capire, meno politico-ideologico e più attento e guarda con una maggiore attenzione anche all'idrogeno, forse c'è qualche apertura sul nucleare, non si capisce bene, eccetera, eccetera. Ci sono poi tanti altri temi che potremmo sviluppare, come quello dei carburanti sintetici, dei carburanti, dei biocarburanti, dell'idrogeno, l'hai ricordato tu, l'idrogeno blu, l'idrogeno, non mi ricordo neanche più. Nero. Uno è verde, l'altro è Qual è lo stato attuale della situazione? E partirei ovviamente a Nicola. Le perplessità del Premier sono corrette, oppure anche qui avremo un'evoluzione tecnologica che ci permetterà poi di avere delle fonti rinnovabili sempre più efficienti, sempre più, che credo sia anche un problema, io non sono un grande esperto di queste cose, ma proprio di stoccaggio dell'energia prodotta. Allora, vabbè, sullo stoccaggio è sicuramente lo storage, come si dice, è sicuramente una delle leve su cui la microproduzione distribuita dovrà fare leva, e questo può essere un riutilizzo delle batterie dei veicoli principale per uno stoccaggio di questo tipo. Dall'altro lato però quello che consumiamo noi oggi è realisticamente non producibile completamente da rinnovabili in Italia, non ci sono gli spazi per poterlo fare, perché andremo a toccare quelle che sono altre necessità agricole, primarie, di altra natura. È ovvio che c'è anche una questione ad oggi normativa che su alcuni aspetti potrebbe fare meglio, insomma, perché è una questione poi di vedere qual è il giusto costo-beneficio in termini anche ambientali che si fanno. Cioè, da noi per esempio l'eolico in mare viene visto come ostativo, quando è nei Paesi Bassi è quasi bello da vedere, quindi c'è anche una sensibilità diversa che limita molto la possibilità di dire l'Italia può sviluppare un 100% di produzione rinnovabile in Italia. Francamente la vedo molto difficile in questo momento. È anche vero che abbiamo tante soluzioni da portare avanti e sicuramente il mix è migliorabile, è sensibilmente migliorabile. Non abbiamo però i numeri in casa, secondo me, effettivi per poter dire un domani l'Italia è 100% rinnovabile prodotto in Italia. Non ci sono gli elementi base per poterlo fare. Possiamo fare molto, però dobbiamo anche essere realistici, secondo me, che questa evoluzione a un certo punto avrà una sua comunque limite fisiologico se lo guardiamo in ambito nazionale. Ovviamente se lo guardiamo allargato fuori dalla cosa c'è ancora tante cose da fare, però poi si inizia a parlare di reti, trasporto, perdite, che qui nelle cicli di vita, insomma, possono avere una sua incidenza. Nota per la cronaca, noi abbiamo uno dei sistemi elettrici più efficienti a livello mondiale e abbiamo il 30% di perdite sulle reti, quindi questo ci dice come più produciamo vicino a dove usiamo, meglio è, che va un po' però in contrasto su quello che è. Cosa dico?
Ad oggi c'è più equilibrio? Sì. Sicuramente l'eventuale evoluzione, questo per dire probabilmente per alcuni una bestemmia, del nucleare tramite fusione, non fissione, sicuramente può essere ancora una strada percorribile. Dobbiamo capire che elementi avrà, perché ad oggi siamo ancora a sperimentazioni. È una cosa che avremo tra n anni. Si parla del 2080. Esatto, quindi probabilmente ci arriviamo quando il problema è un altro. Quando il problema è un altro. Insomma, comunque, sì, dire che si può fare ancora molto, assolutamente sì. Si può arrivare a una percentuale di produzione rinnovabile assolutamente più alta di adesso. Sì, pensare di risolvere il problema solo così, no. Professore. Anche perché noi pensiamo all'Italia, allora diciamo tecnicamente è impraticabile, nel senso che c'è un problema di modularità proprio pratico, no? La mattina quando arriviamo alle 8 a scuola, in ufficio, partono le fabbriche, ci sono milioni di interruttori che si accendono e una pala eolica non comincia a girare più forte, il pannello fotovoltaico lo stesso e l'acqua che possa essermi portato su in centrale idroelettrica di notte non ne ho tanta, quindi c'è un problema di proprio pratico di produttività e di risposta alla modulazione della domanda, ma tecnicamente è impensabile. Noi stiamo bene in Europa e forse, anzi senza forse, giusto, è il mix più virtuoso a livello mondiale come rapporto fra rinnovabili, però siamo al 30% su per giù. Il problema vero è che noi siamo un pezzettino e l'India e Cina hanno detto a Glasgow, anche se non ci sono, che del fatto di azzerare la produzione di carbone non gliene frega, scusate, il francese quasi niente, se ne parla nel 2070. Quindi noi possiamo prima fare tutto quello che vogliamo e comunque tutto quello che facciamo è tecnicamente limitato, cioè non potremo mai arrivare a percentuali integrali. E quindi, torno al discorso di prima, dobbiamo pensare bene a come investiamo i soldi, perché se noi li investiamo pensando di fare un qualcosa che dà beneficio e questo beneficio non lo dà, perché di fatto noi compriamo macchine dai cinesi che dopo il loro parco macchine comunque ha delle condizioni diverse perché usa un elettrico che è molto meno rinnovabile del nostro, stiamo facendo danni, non stiamo facendo bene. E per quanto riguarda poi quello che possiamo fare in Italia, sicuramente il driver per adesso, insomma, ci sono parecchi soldi col PNRR, parecchi, sono veramente tanti, noi abbiamo fatto una valutazione di cosa è stato investito in ambito ricerca e il problema lì è quello di non aver fretta, è un po' il discorso di prima, no? Cioè il fatto che a Glasgow dicono ah, buttiamo un sacco di soldi, compriamo, ma anche i 14 miliardi dedicati all'ambito ricerca, dalla ricerca all'impresa, non dico, e lo dico, ma posso anche dirlo, tanto, non vorrei che fossero spesi male, perché c'è una tale fretta, ci sono 4 anni per investire una quantità di soldi devastante che il sistema, diciamo, di ricerca italiano, non solo accademico, non abbiamo gente, ma anche il fatto di spendere questo tipo di finanza in maniera intelligente. Quindi il fatto di forzare un certo tipo di... E poi il problema è che ha creato il super bonus, che se uno deve fare una facciata adesso non c'è più il legno, non c'è più cemento, quindi dobbiamo fare molta attenzione dal punto di vista politico. Ci sono dei problemi tecnici che sono quelli che dicevamo prima, cioè pensare di dire faccio tutto rinnovabile è una stupidaggine clamorosa, né qua né in nessun'altra parte del mondo, perché primo è tecnicamente impraticabile, non possiamo mettere anche le turbine, a me piacciono le turbine eoliche, io faccio progettazione strutturale e le pale eoliche sono degli elementi più belli che c'è, per cui vedere una turbina a me piace, però non abbiamo vento. Io ho fatto progettare ai miei studenti una turbina di quell'asse verticale da mettere sul tetto del nostro dipartimento. Dopo un mese di lavoro, sti qua sono venuti a me disperati, fanno, no, ma perché dobbiamo fare una cosa enorme? Ho detto, scusate, cosa hai detto? Ah sì, perché con una turbina asse verticale di 2 metri per 5 accendiamo 3 lampadine. E ho detto, ma ti aspettavi altro? Ho detto, hai visto cosa entra? Cioè, se uno va a Teolo, prende il piano vento non ce n'è. Ma la situazione italiana comunque è generalmente quella, mi spiego. Ci sono poche aree in cui io posso sfruttare veramente l'eolico. L'idroelettrico che stiamo sfruttando, penso, al 99% o giù di lì, è quello è. Quindi, poi, spostando il problema al nucleare, concordo sul fatto che delle due deve essere la fusione, però, insomma, RFX è casa nostra, nel senso che, insomma, c'è un grandissimo contributo di Padova e siamo abbastanza distanti. L'altra, che era quella che pensava Cingolani, secondo me è follia, perché tecnicamente il nucleare, se io lo guardo la centrale come produce, è il mezzo più sicuro in assoluto. Però ci sono due problemi, che se mi scoppia una centrale distruggo un continente, Chernobyl, Docet, ed era tanto distante Chernobyl, se succede qualcosa di là delle Alpi siamo per strada. E poi c'è un altro piccolissimo dettaglio che sono le scorie, che con un tempo di dimezzamento del plutonio di 24.000 anni,
nessuno con un po' di testa può pensare che o le mando per aria, e spazio ce n'è, però insomma, o se le seppellisco da qualche parte, prima o poi tornano fuori. Per cui anche lì il problema deve essere affrontato in maniera tecnica. Si tratta di tirare una riga, mettere tutto sul tavolo e guardare. Dobbiamo essere razionali. Oggi, con un mix mondiale al 40% di carbone e con India e Cina che hanno detto che fino al 2070 non vogliono sentirne parlare, è dura pensare a dire facciamo tutto green e tutto rinnovabile. È bello, sarei la persona più felice del mondo, però è impraticabile. Noi, se anche l'Italia, la Danimarca forse è l'esempio estremo. La Danimarca ha investito una quantità di soldi impressionante sullo sviluppo di tecnologie per la produzione dell'eolico, tant'è che di fatto i principali produttori mondiali, adesso se li sarà comprati qualcun altro, ma sono danesi. Danimarca vive di eolico, non so il rapporto, ma deve essere altissimo in termini di rinnovabili. Ma lì hanno un vento che insomma ti sposta, cioè la mora per loro. E poi comunque c'è il problema del Mar del Nord, sono bellissime tutte le file di pale, ma lì c'è aria e quindi è un ambiente. Ma loro sono una briciola, se anche non tutta l'Italia fa questo, e anche tutta l'Europa di fianco a Cina e India, però sto dicendo che non dobbiamo farlo, però dobbiamo essere realisti e ragionare sul fatto che il mix di produzione dell'energia elettrica per i prossimi 20 anni non si sposterà molto. Io adesso non ho slide, però c'è un grafico bellissimo, che è quello di cui parlavamo di quell'articolo, che dice che negli ultimi 20 anni l'utilizzo del carbone non è cambiato di niente. È sceso il petrolio, è aumentato il gas, però il carbone non è minimamente toccato. La notizia che dava prima sul fatto che hanno incrementato la produzione di carbone di una quantità mostruosa di tonnellate al giorno è la prova. Per cui dobbiamo pensare che tutto quello che buttiamo per aria ce lo troviamo e non abbiamo tanto tempo. Quindi quando io ho esordito dicendo che il problema è fare qualcosa, però bisogna farlo bene, cioè trovare soluzioni che non sono sicuramente una svalangata di miliardi, secondo me, per comprare macchine elettriche oggi che risolvono il problema. Daniele, uno dei temi, l'abbiamo affrontato poco perché non c'è stato il tempo, no? Uno dei temi classici di cui si parla attualmente per quanto riguarda le auto elettriche è quello delle infrastrutture, no? Sappiamo benissimo che in Italia non ce ne sono tantissime, che soprattutto non sono di ultima generazione, però sta crescendo sempre di più il numero delle installazioni e soprattutto la potenza, no? Le super fast da 150, 300 kW, eccetera. Le persone però, quelli che incontri anche per strada, perché dobbiamo tenere conto anche di questo, noi facciamo tutti bei discorsi teorici che sono molto interessanti, però incontri qualcuno e ti dice sì, però l'estate scorsa a Milano ci sono stati X blackout, bastava accendere il condizionatore e saltava tutto per aria. Come conciliamo queste cose qua? Se parliamo di infrastruttura di ricarica, soprattutto ultra rapida, quindi quella che si sta sviluppando ad esempio sul corridoio autostradale, non va a incidere su quelli che sono i blackout locali, poi correggetemi se sbaglio, e neanche le stazioni di ricarica fast o ultra fast che ci sono nei centri urbani, quelli che cominciano ad esserci, non sono loro attualmente ad incidere su questi blackout. Sono molto quando si progetta ad esempio una grande infrastruttura di ricarica, si prende una dorsale, Dorno come abbiamo fatto, su altre dove devi mettere delle cabine di media, la dorsale noi ce l'abbiamo proprio che corre vicino alle autostrade, quindi per quanto riguarda lo scorrimento e le alte potenze che sono state richieste dall'Europa, quindi 350 iniziale, 500 kW la proiezione di ricarica in corrente continua per singola stazione, non ci vedo problemi da quel punto di vista, quindi l'energia, la potenza per poterlo fare c'è. La signora Maria o anche mia mamma che carica di notte a 2 kW a casa la sera per caricare la sua auto e via dicendo, attualmente con l'impianto domestico che hai e per la percorrenza media italiana, lo dicevamo prima, non superiamo i 50 km, ci mancherebbe, noi abbiamo milioni di persone che possono passare all'auto elettrica dopodomani. Perché? Perché fanno la percorrenza giusta per... Adesso c'è un modello ultra venduto, proprio di Renault, ho pronunciato bene? Insomma. Niente male. Insomma. Ok. Che ha la ricarica in corrente alternata, in corrente continua, perfetta per l'uso urbano e ha una sua autonomia che è perfetta per l'uso urbano ed è vendutissima anche in Italia. Queste vetture non incidono tanto su questo... su questa possibile carenza dell'infrastruttura, perché vanno a ricaricare in punti dove la corrente, o meglio, l'infrastruttura è robusta, quindi già progettata per esserci, quindi non è un grosso problema. Il problema è che questi milioni di persone
che potrebbero comprare l'auto elettrica non hanno informazioni, o guardano Piazza Pulita, o vanno a vedere queste caciara che si fa perché si sa che il mondo dell'elettrico, e io lo dico per primo, che molti di noi sono estremisti dell'auto elettrica, sono sull'auto elettrica, quindi io sono salvatore del mondo. Va detto e va fatta un'autocritica, non è così, assolutamente non è così. Ci vuole quel bilanciamento che è basato sui numeri, quel bilanciamento che è basato sul fatto, comunque io lo ripeto, per me è importantissimo che elevare le emissioni locali, oggi noi abbiamo 70.000 morti premature all'anno dovute alle emissioni locali, che sono dovute anche alle caldaie, ma il bonus caldaia c'è. Perché quando vengono a dire, oddio, no, perché vi state concentrando sui bonus per le auto? No, la caldaia si può cambiare. Ecco, quando noi togliamo queste cose e diamo l'informazione giusta alle persone, portiamo le persone ad acquistare auto elettriche. Le città sono infrastrutturabili per ricaricare quei 40-50 km al giorno senza creare dei blackout. Posso? Professore, sì, volevo dire... Ho prima, che purtroppo anche questa è tecnica, e dopo un commento sull'ultima battuta sulle emissioni, il problema vero anche, oltre a come produciamo energia, è che se oggi facessimo tutti così, non c'è energia a sufficienza, cioè ci sarebbe una richiesta... Ma sarebbe impossibile che oggi avessimo milioni. No, ma voglio dire, ma nel momento in cui... Ma gradualmente è fattibile, certo, no, ma nel momento in cui la comunità europea, o chi per lei, dice, vi diamo tutti i soldi che servono per convertire il parco macchine, in tempi rapidi, tecnicamente producibili, non c'è produzione di energia elettrica sufficiente e ci sarebbero dei tempi talmente alti che non è sostenibile in parallelo. Posso citare un dato l'ultimo dato che volevo però ricordare, che è vero, sono d'accordo che spostiamo l'emissione da livello suolo, però la mandiamo comunque per aria, perché se io produco CO2 per fare in centrale termoelettrica, per fare energia elettrica per far andare un'auto, il problema serra non lo so. Ma qual è l'efficienza di una centrale termica rispetto a un motore endotermico? No, sto e come sono questo, controllati i fumi questo. Di una centrale rispetto a quelli di marmite che spesso... Sto parlando di CO2. Sarebbero discutibili. Sto parlando di CO2. I numeri sono quelli. Attenzione, perché vale sempre lo stesso. Io non sono un integralista, guardi, no, certo. Io guido auto, a me basta che le macchine siano basse e veloci. Che siano elettriche o a motore a combustione interna non mi interessa. Però il problema è quello, cioè dobbiamo guardare i numeri veri, cioè, ma senza dire per me è meglio una, per me è meglio quella che, se vogliamo, se prendiamo, dopo ci sono tanti altri aspetti, ma se prendiamo di CO2, per me è quella che globalmente ne fa meno, ma non a casa mia, a livello mondiale. E insomma, sul breve non sono sicuro che sia, cioè sicuramente sul futuro l'abbiamo detto, ma siamo tutti qua, siamo qua per quello. Però dobbiamo fare attenzione a come investiamo i soldi e a che tipo, perché il problema del finanziamento è quello, cioè l'utente finale, la signora Maria, compra la macchina perché dice me la pagano, mi danno il contributo, non pago il bollo dell'auto, ho la colonnina sotto casa, supercharge. È chiaro che, ma quello è uno strumento legislativo, deve essere legislatore, deve essere intelligente per affrontare il problema, non in ottica politica, ma in ottica strutturale. È lo stesso motivo per cui i sussidi fossili aiutano ovviamente a vendere più. L'intervento di Attenborough è stato bellissimo, se l'avete visto, se non l'avete visto guardatelo, non so se i giovani sanno chi è Attenborough, però è un documentarista che adesso ha 95 anni, ha fatto un intervento a Glasgow incredibile. Però bisogna guardare le cose con gli occhi giusti e non dire per forza è meglio una soluzione. La soluzione vera è quella che analiticamente e tecnicamente si dimostra oggi quella che riduce le emissioni di CO2 a livello planetario, non in Italia, non in Europa, ma a livello planetario. E i numeri purtroppo spesso, e sono primo a dirlo, non sono mai sempre trasparenti, perché le stime a livello, visto prima si parlava di ACI, che vogliamo chiudere, che dà dei dati, e poi è chiaro che poi comunque sì, su quei numeri... Infatti intanto volevo far notare come i contendenti danno il meglio di sé al 12° round, cioè all'ultimo. Poi ti volevo chiedere, tu hai aperto, tu hai chiuso, a parte staccare la corrente agli uffici dell'ACI, come la risolviamo la questione energetica? Allora, vorrei due cose. Qui ho trovato un altro puntino del diagramma, perché il tetto con i pannelli, quando si ricarico di notte, non c'è il sole, quindi questo è un primo elemento che mi fa impazzire. Di notte ce n'è corrente, si può usare come? Questo. Di notte ce n'è in sovrapproduzione. Okay, sì, perché alla sovrapproduzione, quando ero un ragazzo, il prof di geografia mi ha insegnato che EDF, sì, EDF con le centrali nucleari che producono sempre, ma che di notte non hanno consumo,
mandano l'energia nelle Alpi e pompano alla rovescia l'acqua nelle dighe e così la mattina aprono i rubinetti e così l'energia è diventato verde. Fantastico. L'auto... No, 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 quello è solo un sistema tecnico per modulare, efficienza, quello è efficienza. Okay. Come è e la Svizzera, secondo me, ricicla anche l'energia nucleare per farla diventare verde, perché l'energia dall'Alsazia viene in Italia attraverso la Svizzera. Però, allora, vorrei concludere con una cosa. L'auto europea genera l'1,2% del CO2. Le tecnologie che abbiamo sono estremamente virtuose e la dimostrazione è che durante il lockdown a Milano le polveri sottili non sono diminuite mentre non c'era più una macchina per strada, dimostra che non sono le macchine che producono le polveri sottili nelle città. È chiaro che è più facile chiedere di smettere di chiudere la macchina che di chiudere la caldaia a pellet. Questo è evidente quando è a gennaio e che le città sono piene di polveri sottili. L'auto in Europa è 1,2% del CO2 mondiale, ha fatto ricca l'Europa, allora vale la pena, 1,2% del CO2 mondiale vuol dire 10 giorni di produzione industriale in Cina o vuol dire un anno, l'anno prossimo, di crescita delle emissioni della Cina. Allora azzeriamo quello che ci ha fatto ricco, quello che ci preserva e ci dà e dà lavoro per 1,2%. Rimando a quello che diceva Al Gore, dobbiamo imparare a fare lo stesso con meno energia. A questo proposito, la Cina emette 3,5% più CO2 per ogni unità di PIL prodotto rispetto all'Europa. Quindi vuol dire che oltretutto quando ci manda dei pannelli solari o delle pale eoliche sono generate con dei processi industriali estremamente inquinanti e estremamente in qualche modo clima alteranti perché i loro mezzi di produzione sono estremamente alterati. Prendete la produzione di CO2 attribuito alla Cina, prendete il suo PIL, fate la divisione, lo fate lo stesso per l'Europa e per gli Stati Uniti e avete un'idea di quanto è efficiente la produzione in Europa. Si può fare di più. Abbiamo già calato del 20% in 20 anni le emissioni di CO2, possiamo continuare, possiamo accelerare. Sperperare le risorse che abbiamo a rincorrere una chimera, no, non lo so. Questo è il mio punto di vista da cittadina, non elettore qui, no, cittadina, contribuente, consumatore e cerco di pensare. Beh, direi che il tempo è trascorso, il gong è suonato, io ringrazio Marc Aghettaz, dottor Invernizzi qua, il professor Quaresmin, Nicola Fruet, i giudici siete voi e quindi appuntamento alla prossima edizione, ci tengo. Grazie a voi. Grazie.